Riassunto pazzesco. Abbiamo battuto Anemone e la sorpresa che ho per voi è... Citto 24 colpisce ancora con l'evoluzione di Gurdur in Conkeldurr. Let's go! Guardate le statistiche, tra l'altro. Col fatto che è la natura che busta l'attacco, questo è un sugoso 125 in attacco. Anche più del 107 di Drillsburg, che comunque è altissimo. Anche Rossino è messo bene, ma niente a che vedere con il nostro nuovo Conkeldurr. Tu fai un po' schifo. Abbiamo Kuga secondo, Dybala con una difesa impressionante e si dovrebbe prendere palla ombra da qualche parte, suppongo, vero? Beh, non sarebbe male avere palla ombra. Ah! Quindi, che cosa dobbiamo fare oggi? Anzitutto andarcene da Ponentopoli, perché sta pure piovendo, quindi per favore fuori, subito fuori. E io direi proviamo Gargano. Cioè, ce l'abbiamo, proviamo Gargano nuovo, Gargano evoluto, Gargano incredibile, il Gargano quello forte. Ci state? Lo proviamo subito così. E in secondo luogo dobbiamo raggiungere il Monte Vite per poi ovviamente accingerci a battere la settima palestra. Oggi siamo già alla settima palestra, che è una cosa assolutamente goduriosa. Non potete certo negare che sia godurioso il fatto che siamo già alla settima palestra. Ma sapete che spero che muoia qualcuno? Vaffanculo. Spero che muoia qualcuno nel senso... Ah, il 39 la impara, perfetto, grazie Thomas. C'è Comor. Occhio, c'è Comor. Ok, dove? Dov'è? Ditemi dov'è Comor. Poco avanti. Ok, grazie ragazzi. Beh, sarebbe successo per l'ennesima volta. Oggi è uscito un video, tra l'altro... Su YouTube è uscito l'edit della parte numero 3 di Pokémon Nero Hardcore Nuzlocke e appunto la prendiamo in culo da Comor, per chi non se lo ricordasse. Ah, qua, ok, al Monte Vite, sì, ho capito. Sì, nel culo in game, nel nostro anno pixelato. Comor lidda sempre con non lo so, con chi lidda Comor, con chi lidderà Comor, col volante? Col volante? Possibile che liddi col volante, Comor? Ah, Lippard. E allora Gargazio. Se lidda di Lippard, allora Gargazio. E per una volta arriviamo preparati alla sfida. Vieni, amico. È ora di testare la garganica valterosità. Chi cazzo ha detto Lippard? Chi cazzo ha detto Lippard? Gabri Gabri 03 è bollito da 5 mesi. Grazie Gabri, bentornato. C'è un piccolo problema. È un minuscolo problema. Piccolo problemino. Il momento di Sexcadrill. Beh, dovremmo... Amico, perché? Che non capisco, non colgo che motivo tu possa avere di fare individuo a turno 1. Va bene, provocami, pigliati sta frana dritta sul cranio. Speravo di più. Vabbè, basta, non mi sembra il caso, basta. Flinch. E uno, adesso arriverà a... Serperior? Possibile che abbia già Serperior? No, Simipur, peggio ancora, ok, dobbiamo levarci. Necessariamente dobbiamo levarci. E mi piacerebbe avere un tipo elettro. Sarebbe proprio bello avere un tipo elettro. Così come sarebbe molto bello se io mi portassi un tipo erba.
Forse è un problema. Chi ha più difesa speciale? Beh, ora mi arriva una Scald Grove. Ok, Dybala. È forse il Dybala momento? No, però Rossino. Vai, Rossi. Kuga secondo ancora raggio scossa. Sì, sì. Kuga secondo avrebbe ancora raggio scossa. Però Rossino. Procede a switchare Pokémon. No, come piove? No, non è vero, c'è la rain. 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 E arriviamo preparati nel senso che sapevamo ci fosse la lotta. Non ho detto che me la sono plannata. Sapete che c'è questa legge non scritta delle Nuzlocke, che le lotte più difficili, quelle che ti prepari, poi sono le più facili. Quelle che non ti prepari, invece, sono una tortura, perché non te le sei preparate. Allora, qua farei andare la democrazia. È già il momento di votare nella chat. Preparate il sondaggio. Le cose sono due. O restiamo con Rossino e proviamo uno sdoppiatore potenziato dall'abilità di Rossino, che dovrebbe outspeedare Simi, pure possibilmente prendere la kill. Rischiando tuttavia, perché restiamo in campo. Altrimenti, switch e mandiamo Dybala. Qual era il verso di Serperior che usa Radica? Ah! Va bene, intanto qualcuno mi faccia il sondaggio, perfetto, e ora votate in chat, amici. La range anche per te, ovvio, però sono abbastanza convinto che sdoppiatore faccia comunque più male. Ma lo possiamo calcolare. L'abilità credo boosti di un altro 1,5, quindi è come se fosse una stab. E quindi sarebbe tipo 120 e 180 è sdoppiatore. Idrondata è stab da 90, quindi diventa 135. Più la rain, quindi in realtà è come se fosse per 2, cioè diventa 90 per 2, quindi 180, ma diviso mezzo perché non è molto efficace. Quindi è 90 BP possibile. Ma sono più veloce, raga, di Simipur. Come faccio a essere più lento di Simipur con Basculin? Come posso essere più lento di Simipur con Basculin? Abbiamo 86. Cosa ha vinto in chat? Lui è veloce. Quanto ha Simipur di base speed, ragazzi? Quanto ha Simipur? Controlliamo. Cerchiamo di fare le cose almeno un minimo bene, visto che l'abbiamo fatte male. Comunque vai, Serperior, usa Radicazzo! Serperior! Era questo, Leo, quello che intendevi, vero? 101? 101? Basculina 98 di base. Allora boh. Allora bisogna sperare che non critti. Proviamo l'idrondata, sì. Meno male che abbiamo guardato. Ciao Speed. Se critta qua ci sdruma, eh. Va bene, per una volta ci è andata di lusso. Questa è una bella sleppa. Ok, però acqua getto non basta. Quindi bisogna switchare. Acqua getto qua non è sufficiente, ragazzi. Acqua getto qua non è sufficiente. Sì, tra l'altro ci è andata proprio di lusso, di lusso, di lusso, eh.
qua 65 difesa speciale. Cazzo, ora bisogna ragionare bene se mandare. Qua abbiamo un 51 resistita. In realtà è piuttosto grave la situazione. L'unico forse che potrebbe tankare due hit è Dybala. Dybala è l'unico che potrebbe reggere due hit. Ok, niente parolacce, va bene Chomp, grazie. In teoria Sigilyph è più veloce. No, perché il nostro ha la velocità diminuita dalla natura. Infatti vedi che Basculin era più... Questo ha più di 86 in speed. Ciò vuol dire che nessuno dei nostri, forse potenzialmente Ape Quarto, lo potrebbe outspeedare, ma... Insomma... vabbè, io alla fine della Nuzlocke devo fare il montaggio, cioè farò un video con tutte le morti della hardcore Nuzlocke, quindi in fondo perché non dovrebbe morire qualcuno? Non vedo altre soluzioni. Dentro Dybala. Quattro morti, che cazzo di video faccio? No, non si regge. Non si regge neanche con... Sì, ma sto coso allora non ti... ok che siamo sotto Rain... Però figa. E allora qua dobbiamo semplicemente ragionare chi buttare. Cioè dobbiamo pensare chi vogliamo buttare. Chi vogliamo sacrificare. Allora, considerando che poi lui manca Serperior e vabbè... Ape che è scarsissimo, sì, ma è l'unico tipo fuoco. Prima di... Sì, ma ragazzi, calmi, prima di Hitmore non abbiamo altri tipi fuoco. Zero. Zero, non possiamo avere altri tipi fuoco. Mentre Rossino un tipo acqua glielo possiamo sostituire. Certo, Rossino non era male, però... O Kuga secondo. Ma Kuga secondo anche potrebbe essere più utile. Litwick l'abbiamo già passata la Torre Cielo. Niente. Abbiamo fatto una stronzata, abbiamo preso BM. Ape serve... tra l'altro serve per la palestra a ghiaccio. Sì, anch'io farei... Basculengia. Io farei Basculengia. Abbiamo Swanna nel box. Lo possiamo sostituire. Dybala che poi trovi Golurk e Frillish. Ma Dybala è fortissimo. Cioè, ha grandi, grandi difese, può essere un ottimo Pokémon. Adesso qua purtroppo sto stronzo sotto Rain fa malissimo. Però Basculond direi, eh. C'è Swan. Ho detto stronzo? Cioè adesso sì, però è perché lo stavo ripetendo. E allora aspettate che devo regalare le sub. Le posso prendere con la carta? Vabbè, le regalo a fine live, ok? Ricordatevi, tanto mi ricordo, sapete che sono onesto, l'ho sempre fatto. A fine live devo... devo regalare tre sub, ricordatemelo. Beh, ho l'account PayPal bloccato per motivi. Ma no, ragazzi, beh, potreste vincerla. La regalo alla fine. Alla fine gifto tre sub, come da accordo. Vabbè, detto ciò, Rossino... La morte, forse la prima morte preannunciata della Nuzlocke. Fendopoli nella chat, per favore. Sei stato un grande compagno. Hunter Termic è bollito da 6 mesi. Grazie Termic, bentornato, buon salve anche a te. Beh, sei entrato proprio al momento giusto. Quinta morte, sommata e aggiunta, è Fendpoli per Rossino. E ora direi Revenge Kill di... Revenge Kill di...
di niente. Ho paura che ci sdrumi in un colpo, ragazzi, sapete? Tra l'altro era pure da un po' che non perdevo il niente parolacce. Ironico. Caesar 25 è bollito da 6 mesi. Ragazzi, fate la sub. Giusto, ha ragione Caesar. Bentornato, grazie mille. Dai che siamo 4 su 5 delle sub giornaliere per pagarmi i riscaldamenti, che tra l'altro adesso vado a spengere. No, mi sa che neanche Excadel lo outspeeda. Anzi, sono... no, 70. Sapete che... Sapete che... Va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. No, non va bene, entra Lippard! Non puoi avere ancora inseguimento, 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 non puoi avere ancora inseguimento. E ragazzi, cosa devo fare? Salvataggio in corner. A te, Walter. Facciamo le cose per bene, che già abbiamo dovuto sacrificare un Pokémon. Facciamo le cose per bene. Arriva il Marassi Seme. Raga, calmi. Ok che c'è la Rain, ma cos'è sto danno? Sia quello che ho fatto io, sia quello che ho preso. Ok che c'è la Rain, ma non può fare così schifo. Non può fare così schifo. Ma il Parassiseme mi impedisce di switchare? No. Oh, ma di cosa parliamo? Cioè, non scherziamo. Ma poi c'ha avanzi sto coso. Garga! No, no, ma come rischiala? Ma come rischiala? Se qua mi arriva crit di Leaf Blade mi muore Gargano. No, no, non posso rischiarla. Invece fin di foglia su Ape la reggo. E teoricamente... Oddio, sapete che mi sa che... Mi sa che... Mi sa che non basta pirolancio qua, eh? Mi sa che pirolancio qua non basta, vedendo il danno che abbiamo fatto prima. Eh no, è contro le regole della Nuzlocke, ragazzi, curarsi. Che cazzo, sono 6 mesi che giochiamo hardcore Nuzlocke. Almeno aver capito che non si possono usare strumenti in lotta. È vero, perché si riprende anche con avanzi a fine turno. È vero, è vero, è vero, è vero.
Si riprende a fine turno, quindi sicuramente non basterebbe pirolancio. Dobbiamo rischiare. No, no, agli avanzi. Ma com'è, Yannick? Ma ragazzi, sono 6 turni che c'ha agli avanzi. Ah, avanzi. 100-100. Data bene, eh? Data di culo. Data di culo. Uff. Ma no, non rischiavamo di perdere, beh, comunque con Simisear lo avremmo outspeedato e lui non ci avrebbe tirato giù in un colpo, avrebbe dovuto crittare un'altra volta. Avremmo perso Gargano se crittava. Che era, insomma, non il massimo perdere Gargano, capito? Però no, non ci avrebbe mai nella vita fatto fuori tutto il team. Ok, abbiamo Surf. Ora che hai Surf puoi andare alla cava Ponentopoli. Abbiamo Excadrill. Cava Ponentopoli? Dov'è la cava Ponentopoli? Alla cava si trova Axio che ha il Pippo Norman. Sì, questo non c'è dubbio. Questa è un'assoluta verità. Ma dov'è tuttavia geolocalizzata? Sì, comunque Vec tranquillo. Cioè, lascia stare Resta che è un cazzone, non ha modi gentili e dovrebbe esplodere domani. Però, cioè, non preoccuparti, ovviamente si scherza sul discorso delle pozioni. Ora lo sai, facendo punto esclamativo Nuzlocke, si può fare. Beh, volo gliela devo mettere comunque, per forza di cose. Vabbè, per ora togliamo raggio scossa, chi se ne frega. Prima di... Scusa, ma insegna la Swan. Ragazzi, ma non ce l'ho in team, Swan, mi devo muovere adesso. Cioè, mi devo spostare, ok? Dobbiamo riarrangiare il team perché c'è Rossino morto. Dobbiamo andare alla cava di Ponentopoli. Non so neanche cosa stia succedendo. Non so neanche cosa stia succedendo in chat. Non ne ho idea. C'è Drake che scrive, scusa, mi et. E poi ride. Non ho capito. Teo Luzzi per Resta, ok, va bene Resta, Axio, minchia Axio, Teo Luzzi bellissima, però non dovrebbe essere garantita Axio. Fatemi controllare il pool nella cava Ponentopoli così cerchiamo di studiarcelo. Allora, beh, non mi, purtroppo ragazzi non è per cattiveria ma non mi posso fidare di voi. Perché quando si era detto Balatorre lì poteva essere Axio, cioè poteva essere Litwick o BM, alla fine poi andando a cercare si è scoperto che nel piano zero era Litwick garantito, quindi da adesso in poi cercherò io. Allora, Pokémon nero e bianco, piano terra e primo piano, Boldor 50%, Wubat 30%, Axio 20%. Sempre, in tutti i piani, ok. Unsub. No, ho controllato ed è effettivamente così. Quindi abbiamo semplicemente un... È purtroppo un 20%. 20% perché non abbiamo beccato ancora nessuno degli altri due? Possibile. Fermi però, allora facciamo un'altra cosa. Montevite. Quali sono le catture al Montevite? Ci serve un altro posto dove catturare prima di andare alla cava Ponentopoli Boldor e Wubat. E uno della famiglia evolutiva, insomma. Così poi abbiamo Axio garantito. Vi torna? Dobbiamo fare una cosa del genere. Allora, Montevite c'è un bel Boldor al 50% praticamente.
e Wubat al 10, Gurdur, Kabchu al 10, Cryogonal all'1. Ok, allora andiamo prima al Monte Vite. Ah, intanto Rossino va a Godopoli. Purtroppo. Addio, amico. Ah, tra l'altro domani, ragazzi, esce episodio 4 Pokémon Nero Hardcore Nuzlocke su YouTube. Tutto editato, eccetera, eccetera. Domani alle 14 sul canale. Foltino Godopoli, Foltino Godopoli. E fatemi riarrangiare. Cosa? Cosa, raga? Cosa? Cos'è successo? Perché mi state chiamando in caps lock? Se trovi Boulder lo puoi scambiare con Emolga. Ok. Ok. Buono. Interessante. Intrigante. Molto intrigante. Axio al 31. Unico incontro. Dove? Se usi un repellente col davanti un Pokémon al 31, eviti almeno di trovare Wubat che ha come livello massimo il 30. Ok, perfetto, grazie mille, perfetto. Allora andiamo a prendere Boldor al Monte Vite e poi usiamo un Pokémon al 31 per fare il repel trick per Axio. Ok, in ogni caso però allora prima dobbiamo sempre prendere Boldor. Andiamo a prendere Boldor, andiamo a prendere Boldor. No, troveremo palesemente Cryogonal, perché almeno Kabchu un pochino godrei. Cioè, se fosse Kabchu vi torna che un pochino godrei. Anzitutto però tiriamo su il Ducklet che è useless. Cioè, così è useless. Ah, Umbri. Umbri, posso dire cringe il fatto che tu me l'abbia fatto chiamare Umbri. Cioè, non poteva chiamarsi tipo... Sium. Doveva chiamarsi Umbri. Va bene. Si evolve in Swan. Ok. Si è evoluto in Swan. Bene, furri coi cigni. 36. Perfetto. Mettiamogli surf e volo, già che ci siamo. A dire il vero, ecco cosa ho sbagliato. Dovremmo togliere Kuga a sto punto, sapete? Togliamo Kuga e mettiamo Swanna come volante fisso. Tanto c'è già anche Terelama, non è per niente male. Cioè, sono piuttosto convinto da Swanna, può essere un buon Pokémon. Abbiamo una squadra merdosa, tranne Excadrill e Gargano, ma in realtà anche con Keldur. I Pokémon bulky sono diventati i miei Pokémon preferiti per le Hardcore Nuzlocke. Peccato che il nostro Gargano sia bulky solo in difesa e anche Dybala in difesa speciale sia un po' carente. Scegliete il membro. Scegliete voi il prossimo membro, dobbiamo togliere Kuga secondo, ok? Scegliete con chi andare a sostituire Kuga secondo. Li vedete tutti qua, ce li abbiamo tutti qua, scegliete voi. Io farei onestamente o Cholex, ovvero Gotorita, oppure... Ma perché Sandile, che abbiamo già Excadrill, ragazzi? Ma ci abbiamo già Excadrill. Tra l'altro Sandile non ha Intimidate. Avesse avuto Intimidate l'avrei messo istantaneamente nel team. Ma non avendo Intimidate preferisco Excadrill come typing. Perché è acciaio e gli acciaio sono ancora rotti in questa generazione. E ci dà una coverage migliore nel team. E io andrei a mettere, esatto, o Ferrothorn o Cholex, ovvero Gotorita. Per tenere uno psico. O Livanni. Anche Livanni potrebbe essere una buona idea. Però sapete che forse mi avete convinto con Ferrothorn. Ferrothorn comunque ha due debolezze, eh? Lotta e fuoco. Fuoco è per 4, tra l'altro. Livanni è molto buono. È vero, vero. Ah, prossimo cap è al 39, si evolve al 40. Allora addio.
Swadlon si evolve, cioè il benzone si evolve con la felicità in Livanni? Boia, non mi ricordavo. Anche Dirling ci sarebbe, però adesso effettivamente abbiamo una palestra ghiaccio. È vero che tra l'altro anche che Livanni ha due debolezze 4 per. Io per ora farei... Ma potremmo fare anche Scorra. Che livello si evolve Scorra? Potremmo fare o Ciolex o Scorra a questo punto, pensando che la prossima palestra è ghiaccio, per tirare dentro qualcuno. Ciolex tra l'altro che può usare ancora Evolcondensa per un po'. Potrebbe non essere male. Al 36 diventa Garbodor. E allora portiamo Garbodor, va? Portiamo Scorra terzo. E lo facciamo subito evolvere. Così se anche muore chi se ne strasbatte, vi dico. E andiamo a prendere Boldore. Dopodiché dobbiamo sbrigarci comunque, eh? Cioè dobbiamo fare tutto piuttosto velocemente. Accumulo potrebbe interessarmi. Fango. Via acido bomba. Inter energia no. 24, 25. La imparerà qualche bella mossa. Riduttore, ok. Ma è fisico speciale Garbodor? È fisico, vero? Cioè che io ricordi è fisico sto coso. E quindi ci starebbe bene uno sporco lancio o una velenpuntura che non credo impari. Fango bomba, che è speciale però, buttala via. È fisico, male. 30, 31, 32, 33, 34. Pulifumo. No, non mi interessa pulifumo. 35, 36. Tossina, certo, questa sì, a mani bassissime al posto di fiele punte. Sì, è un team strano, ragazzi, è un team stranissimo. E comunque, Scorra terzo si evolve. Sul percorso 17 hai 100% Frillish. E sul 18 hai 100%... Larvesta? Come 100% Larvesta? 50% Scraggy, laboratorio Pep di fianco? Non so, al contrario forse. Ma ci farei un salto. Ma Larvesta, ragazzi, non mi serve a una sega per ora. Potrebbe essere utile dopo, ma si evolve a un livello proibitivo. Jellicent invece potrebbe essere molto buono da tenere dietro, eh? Sì, uovo. Ovviamente uovo Larvesta, lo ricordo, lo ricordo. Ho sbagliato. Va bene. Fatemi controllare le statistiche di questo scopo. Tenete conto che non ha EV, eh? A 0 EV, è figa però. 53 d'attacco speciale. Ma poi sotto il guscio. Ma fa cagare, raga, ma come faccio a giocare con sta roba? Riduce la difesa, aumenta la velocità se colpito. Poi tra l'altro in una gen dove non c'erano ancora i folletti. Ma leva sta merda, vabbè, andiamo a prendere Boldore e poi leviamo sto schifo umano. Perché sono tornato? Devo andare prima al Monte Vite. Ce ne ho Ball? Sì, ce ne ho, ce ne ho. Boldor... Boldor ce l'ha a 100-100 vigore? Così in caso lo colpisco con una sleppa assurda se ce l'ha a 100-100 vigore. Dovrebbe avere al 100% vigore, o sbaglio? Perché Sabbiafiume poi di Gigalith dovrebbe essere nascosta. O sbaglio? Sì, è vero, avrei ancora Arken. Ho il Fossil Piuma che posso usare all'occorrenza. Sì, ma io non devo andare di qua, devo andare di qua. Ma io bestemmio! E io cummo! Mocca mammet. Guarda tu se mi devono far cagare sotto. Guarda se mi devono far cagare sotto così. Ma vi pare il caso?
maestro nell'evitamento dei clown. No! No! Perché? Perché sono un idiota? L'ho fatta prima, questa strada! Fanculo! Questa è violenza contro gli animali, secondo voi? Il fatto che io abbia letteralmente distrutto un watchdog selvatico con una svegliopacca? È considerabile forse questa violenza contro gli animali? Bene. Ora del Monte Vitem. Facciamo al volo sta cattura e poi andiamo a prendere Axiom. Complimenti a Rinaldo l'avventuriero. Palle, due punti, cacate. Dai, Yegarga, che sto coso c'ha pure vigore. Sto coso c'ha pure vigore, quindi due colpi saranno necessari per distruggere questo coglione. Gemmo forza, grazie, non è molto efficace. Insidia! Ah! Ma... sta cosa fallisce sempre. No, 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 no. Cioè, fallisce sempre, Dinami Pugno. Cioè, come faccio a giocarmi un 50%? Ma voi mi conoscete? Posso io giocarmi un 50%? Froslass si deve chiamare? Ok, va bene, va bene. Va bene, si chiamerà Froslass, allora, Boldor. Dobbiamo trovarlo. E io ho un pessimo presentimento. Ah no, è un verso. Che idiota, ma perché sono scemo? Perché sono scemo? Me lo dite voi? Me lo dite voi? Me lo dite voi? Froslass. Che cazzo? Ancora sto pezzo di merda. Watch me trovare Cryogonal. Max, benvenuto. Sei bollito. Grazie mille, Max, benvenuto. Ti dedico questo Pokémon che non sarà boldo. Qual era la percentuale? Santo Dio, qual era la percentuale? Comunque, se fai punto esclamativo Telegram o punto esclamativo Discord, puoi entrare nei gruppi dei sub, che sono molto... Io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. 10%. 10%! 10%! Piccola call, nella città di Aloe, se dai il tuo cottonia una ti dà Petil il Modest con 31 EV in attacco speciale, 20 nel... certo che ci faccio un pensiero, grazie, sesso con Ninkada. Cioè, lo so che in realtà è seso con Ninkada. Ci vado subito. Pazzesco. No, ma ragazzi, il mio problema è che ora non so come fare. Axiu, possiamo usarlo lo stesso, il Repel Trick? Cioè, posso usare il Repel Trick? No, è possibile che trovi il sasso. E allora è sicuro che trovo il sasso. È sicuro che trovo... È al 50%. Ovviamente adesso non lo... no, il 50% non l'abbiamo beccato. Ci faccio su quello che volete, che nella grotta Ponentopoli noi troviamo ovviamente il sasso. Ovviamente. Osimhen!
Ce l'abbiamo, fermi tutti, ce l'abbiamo un altro posto dove prendere Baldur? Perché Axo guarda Telegram? No! Cholex! Leo, guarda un po' cosa mi è arrivato. Vabbè, ma è un pisello stilizzato, amici. Ah, ma perché dite era il segreto di Telegram? Ma non è il Cholex originale, è un Cholex remake. A parte che non sembra neanche un pisello, se era per il ban, che vi preoccupavate, non sembra un'anerchia. Il prossimo Via Vittoria. No, non è vero. Baldur solo alla Via Vittoria, oltre che là. Beh, gli altri posti immagino l'abbiamo fatte tutte, no? Torre Dragospiro ovviamente no, Palude Mistralopoli no, Pietra Elettrica, Deposito Frigo, Castello Sepolto, Zio Pera. E ragazzi, lo ha fatto uno del gruppo Telegram, quel Cholex. Non è vero, non lo avete fatto davvero, ragazzi. No, io prendo le distanze da questi gesti di pura goliardia, come disegnare un Cholex 2 da qualche parte. Ditemi almeno in che città è. Non che io voglia andare a vederlo, perché, ripeto, non lo trovo ilare né niente. Però ditemi dov'è. Oh, ragazzi, niente, adesso bisogna sperare bene. Se trovi Baldur, sì, lo diamo per Emolga, se troviamo Baldur, però che presa per il culo. Ma dov'è la cava Ponentopoli? È dove c'è Cobalion, ma si accede da prima di Ponentopoli. No, perché qua c'è la pietra elettrica. Aiuto, non ricordo come si acceda alla cava Ponentopoli. Ma come da Libecciopoli? Ma Dio sberla, ma che senso ha? Ma Dio Madonna, ma che senso ha? Ah, ma certo, ho capito. Sì, ho capito. Aspettate, qua l'abbiamo preso qualunque cosa ci fosse? Sì. Tipo anche da qua ci accedo. Poison Jab, la Poison Jabbona. Se Garbordor non la impara, mi leggo a una sedia. Va bene. Andiamo. Scorrablast. No, dicevo, scusate, potrei usare Surf magari. No, cosa ne dite? Se non vi causa troppi problemi, io userei anche Surf. Surf? Sì, poi lo raccolgo il metro. Ormai fa parte delle gag delle live. Ui, scudisciata incredibile. Ah, eccola la cava di Ponentopoli. Sciarpa seta, bella. Odio la scienza. Rossino. Sì, però vi piace fare le cose tediose a voi, Cioè proprio vi piace fare le cose che sono fatte per rompere il cazzo alla gente. Vi diverte assai questa cosa, la trovate divertente.
Poi se uno è un coglione, anche tra l'altro, vedo che si fondono bene le due cose. Gesù, sì, è morto Rossino, amici, è morto Teos, è morto Rossino, sacrificato purtroppo contro Comor. La prima morte ragionata della Nuzlocke. Non potevamo fare altrimenti. Era una morte garantita. Cosa? Luschi Davide ha reso Ciolex un bollito. Luschi Davide giftidati a un sub to Ciolex. They have given 26 gift subs in the channel. Grazie mille Davide per la sub giftata a Ciolex. Ah, incontro. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Sborro! Sì! Sì! Sì, cazzo, sì! Fermi. 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 Molto fermi. Questo ci scopa. Con molta calma. Con, esatto, immagina usare la tua ultima ultrapalla su Wubat. No, 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 ma che fuoco fatuo, ma che fuoco fatuo, ma voi siete pazzi. Sì, ma sei un bollito a non comprare le ball. E questo è anche molto vero. Tranquilli. Vai, Sega Ball! Oh. Oh. Welcome Teo Luzzi. E no, era stato già riscattato da Resta mezz'ora fa, amici. E poi Teo Luzzi ha una lore particolare che merita di essere rispettata. Cioè, è un nome perfetto. No, però fermi, qua ci sono le minuscole. Imparerete ad amare Teo Luzzi quando si farà valere in questa hardcore Nuzlocke. Oh, giustamente qualcuno in chat si era chiesto, riusciremo ad evolvere un drago nella sua forma finale prima o poi? Me lo chiedo anch'io. Speriamo che sia il caso. Adesso andremo a vedere tra l'altro la natura. Beh, non è così... Non è mica così godurioso ancora. Vediamo se avrà rompiforma o antagonismo. E io forse lo preferirei antagonismo. Tra l'altro anche in Pokémon Spada è morto, Axiu. Ce l'avevamo già avuto ed è già morto una volta. Andiamo a vedere la natura. E se ha rompiforma o antagonismo. Ripeto, preferirei forse antagonismo, però anche rompiforma va benissimo. Ah, aveva rompiforma, l'abbiamo visto prima. Ok. Sì. Prossima palestra questo boosta il death counter. Ma speriamo di no. Ok, rompiforma, natura ingenua. Ma sì, tanto moriva comunque da scoreggia di tipo speciale. Ci sta? Va bene. Non posso lamentarmi. Non posso lamentarmi, va bene. Aumenta la velocità, va bene. Vediamo Osimhen. Gentile. Ok.
Sentite, andiamo a fare sta benedetta palestra di tipo ghiaccio, però, allora, finalmente. Mi sembra arrivato il momento. Ovviamente Axio non ce lo portiamo dietro ora in squadra. Cioè, per ora lo si lascia nel box e poi vediamo. È che, ovviamente, per forza di cose, è totalmente useless in questo momento. E quindi, detto ciò, decima volta di oggi in cui faccio questo percorso. Facciamo... Quanto è lungo il Montevite? Ma non è che io abbia molta voglia di farlo. È particolarmente lungo il Montevite? Mi pare che non sia cortissimo. Però neanche lunghissimo, me lo ricordo. Ciolex. D'inverno lo fa in 3 minuti, ma siamo in autunno. Questo è il problema. Il problema è che noi siamo in autunno. Ho solo 4 repellenti. Bene, forse sarebbe stato il caso di rendersene conto prima, cosa dite? Daniele Caraffa. Stavo perlustrando il Montevite e non mi aspettavo proprio di incontrarvi. Siete venuti, siete diventati più forti. Perché ho detto siete venuti, Gesù Cristo? Che gaff. Ah, che immagine obbrobriosa, Rafan, che chiede questa cosa. Dai. Vabbè, noi ovviamente saltiamo a pie pari tutti gli allenatori possibili. Magari gli strumenti no, però cosa dite? Vi sembra un'idea ragionevole? Culla totale, ci può anche stare. Bello, Montevite? Poi con questa pioggia, quest'aria uggiosa un po' milanese. Seso! No, è vero che non devo correre. Che scemo idiota. Scemo idiota rincoglionito perfino. Oh, che bello, che bello, che bel matchup. Facciamo tutto velocemente, amici, Tutto velocemente, così arriviamo il prima possibile alla palestra. E no, non mi sono dimenticato, abbiamo delle sub da giftare. Ho un po' paura. Come meme di Totti che al discorso d'addio dice: e lasciatemi avere paura. Permettetemi di avere paura. Cazzata? Capiamo. Ciao. Beh, se non altro, raga, è una clip micidiale questa. Se non altro, questa era una clip bellissima. Cazzata? Capiamo. Letteralmente un centesimo di secondo dopo. Vabbè, godo, è morto Umbri. In game! Povero Umbri. Dov'è che era Frillish? Sì, insomma, dov'è che era Frillish? Ma sì, ragazzi, ricordatevi che ogni morte è tutto content che ci ricorderemo, che finirà nel montaggio con tutte le morti di Pokémon Nero Hardcore Nuzlocke. Va bene così, è giusto così in fondo, no? Sì, questa quando cazzo la evito? Testa di merda. Percorso 17 al 100% nuotando. Ogni morte Axo regala una sub. Potrei pensarci per la prossima Nuzlocke, ormai non l'ho fatto, quindi... E ora questo?
C'ha denti stretti, Tro? Mi pare di sì. Mi pare che abbia denti stretti. Ovviamente. 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 Vabbè, ma perché mettere scorra? Non me lo tocca, Dybala, cosa me ne frega? Oddio, ho a rivincita. È a livello 36. Fermi, perché già ci abbiamo una morte sul groppone. Non dobbiamo prenderne un'altra. Evitiamo di fare cazzate per andare di fretta. Livello 36 vuol dire che ha gran fisico, corpo scontro, tempestretta, vendetta. Ciabatte inserite. A posto. Non ha solo i denti stretti, oh cazzo, Leo. Cosa intendi? Bravo. Fottiti, Gaia. Tra l'altro, qual è il percorso 17? Umbri, mi dovrai far volare un'ultima volta, amico. Ma quale cazzo è il 17? Ah, perfetto, perfetto, ok, a sinistra di soffio lieve, perfetto. Sennò dicevo, ma è possibile che io sia stato trollato di nuovo e non esiste il 17? Ok. No, no, non dovrebbe essere post-game. Potendo volare dovremmo poterlo fare. Questi sono allenatori 100-100. Chi ho in lead? Excadrill. Ah. Beh, interessante. Sì, sì, adesso ci andiamo, infatti. È ora che è morto Swanna, ci andiamo. Io non avevo fretta perché avevamo Swanna. Poi Swanna è durato molto poco. Ma poi... È letale, ragazzi, questa cosa della concentrazione in questo tipo di challenge. Perché è veramente un attimo distrarsi e prenderla nel culo. Veramente un attimo. Cioè, non ci vuole niente a distrarsi e perdere. Anche lì, Swanna, che motivo c'era di fare Eterelama davanti a Boldor che sai benissimo che ha frana? Questo però è un allenatore, cioè puzza veramente tantissimo di allenatore bastardo nascosto. Pure questo, che te lo dico a fa. Strano, la seconda è sempre quella giusta. Dovremmo esserci, eh? Dovremmo averlo quasi fatto, sto Montevite. Finalmente, aggiungerei. Dovremmo avercela quasi fatta. Ok, questo è obbligatorio. Avventuriero significa Gargano. Teoricamente. Porca troia, io non ho parole. Cioè, io non ho veramente parole. Non ha senso. Ma che senso ha? Vabbè, qua teoricamente posso stare. Va bene, va benissimo. Oh, è tornato il Teta, raga, ma come ho fatto a dimenticarmi di dirvi che è tornato il Teta? Emote del Teta! È clamorosamente tornato il Teta moto. Mi ero scordato di dirvi che è tornato il Teta moto, perché l'ho imparata quando ho livellato leggermente off camera. Cioè, livellato, ovviamente non legalmente.
Oh, no! La mia nemesi. La mia fottuta nemesi. Se perdo un Pokémon da Elia, a parte che è lore, ma bestemmio. Fatemi controllare che anche lui a livello 36 non abbia mosse di tipo buio. Ma se perdo un Pokémon da Elia è lore? Ok, non mi tocca Paolo. No, figa, perché mi sono girato e c'era la chat tutta blu, porca troia. È stato fantastico, vi giuro, ho buttato un colpo d'occhio dopo aver guardato il telefono e c'era la chat totalmente blu. Eliapoli. Ok. Aveva solo Swack. Porco dingo, lo sapevo che mi pigliavo l'angulazione. Vabbè, qua il mirror match lo posso reggere. Sveglio pacca. E lì ha bollito. Insidia, va bene, dai. Bella la mossa speciale. Anche lui è andato. So che lavoro in America. Un Elia con il buon live, sì. Una live con il buon Elia potrebbe mai accadere. Non lo so, ragazzi, perché anzitutto già solo il fatto che lui stia negli Stati Uniti e quindi tipo il fuso orario è totalmente sfanculato la rende complessa come cosa, vi torna? E poi è impegnato. Non è facile. Però ci potrei provare. Cioè, incredibile sarebbe incredibile, ovviamente. E gradirei uscire da El Monte Vite. E sta possibile uscire da El Monte Vite? Quanto cazzo è slungo El Monte Vite, porco due. Mi sono rotto la pantalogna. Sì, sono morte due persone, Viking. Cioè, ti dice proprio male. Ti sei perso ben due sugose morti. Va bene, tu rimani qua a crogiolarti nei tuoi dubbi esistenziali da minchione, mentre io vado a farmi la Lega Pokémon. Sì, conosco la Torre Dragospira, caro Gaspara Guaralia. Si dice che i Pokémon leggendari siano nati qui, che vi siano dormienti. Molto interessante, grazie. Ora fammi sfidare alla palestra di tipo drago. Anche a mia figlia piacerebbe carpirne i segreti, ma non ne ha... Ma cosa che sta in giro a grattarsi, Belle? Vabbè, grazie per questo dialogo, ora. Grazie. Oh, Mistralopoli! Palestra di tipo ghiaccio, scusatemi se ho detto drago. Lapsus. Ok. Ma devo farmi la Dragospira prima? Ditemi di no. È incredibile come non mi ricordi un cazzo, l'ho giocati 5-6 mesi fa sti giochi. Se devo farmi la Dragospira prima, rage quitto. No, perfetto. A posto. Cap della palestra abbiamo detto 39, però prima ci sono gli allenatori. Allora, summa cum calma. Dovremmo ragionare la squadra. Dove Jellicent sta da Dio. Ok, quindi noi ora lo andiamo a prendere, tanto possiamo volare adesso qua a Mistralopoli. Andiamo a prendere Jellicent. Lasciamo purtroppo Umbri a Godopoli, il box dei morti. E figa, sono morti tre tipi acqua. Zio Pera, Jellicent deve resistere tipo fino alla fine. Un po' mi duole tenere sia Dybala che Jellicent, che sono ambedue di tipo spettro. Però, d'altro canto, è anche vero che... Ah, è vero, abbiamo la cattura su Stunfisk e su Mienfu o Golurk, vero?
sì, assurdo, sono morti tre tipi acqua in un gioco senza tipi acqua. Bello, vero? Bellissimo. Tra l'altro ora dobbiamo pensare di mettere o Kuga o Osimhen. Beh, ci serve qualcuno per volare. Qualcuno per... Kuga o Osimhen? Chi teniamo? Intanto andiamo a prendere Frillish, prendo le poche palle e voi intanto decidete se tenere Kuga o Osimhen. Osimhen è Zubat, eh? Kuga è Sigilif. No, prendiamo nei 20. Kuga. E allora teniamo Sigilif. Yes, teniamo Sigilif. Prendi Palpitoad nelle pozze. Ah, possiamo prendere Palpitoad qua? Perché sono più convenienti i super repellenti dei repellenti max come rapporto passi-prezzo. È una cosa che mi continua a ripetere da sempre Poketonks e quindi è giusto che la sappiate. Allora, no, fermi. Questo è quello, è il percorso... Ah no, è già Dragospira. Dove potremmo fare Dradigon anche volendoli nell'erba della Dragospira. Questa è Mistralopoli, giusto? Sì, quindi qua posso fare una cattura nelle pozze. Perfetto. Eccolo Palpitoad. Let's go! Let's go Palpitoad. Mi conviene farla dentro la Dragospira, allora la cattura, cosa dite? Dentro Dragospira o fuori? Dove la devo fare? Ma figa. Dentro Dragospira, ok. No. Sì, questo si chiama Froslass. Cosa ne diresti di entrare senza fare troppe storie? Oh! E che cazzo! Benvenuto Palpitoad! O meglio, Froslass. Ma che bel Froslass. Oh, perfetto. E adesso... Vabbè, minchia, avevo messo qua per... Avevo lasciato lo spazio vuoto per Frillish. Vabbè, lo riprenderemo dopo. Tiriamolo su che comunque lo voglio vedere evoluto. 34, 35, 36, perfetto. Froslass si evolve. Palpitoad. Acido. Meh. Insomma. Ma anche no. Froslass non ha imparato a... Perché deve essere cursata questa cosa? Per quale motivo deve essere sempre cursato tutto? Torniamo a soffio lieve e poi ci abbiamo una bella palestra da fare. Siamo arrivati in tempo. Pensavo ci avremmo messo molto di più e saremmo stati molto meno puntuali. E invece siamo stati abbastanza precisi. Ok. Oh no, ho già capito cosa è successo. Giustamente è morto Umbri. Al posto di Fanghiglia. Comunque raga, mi è venuto in mente ora. C'è gente che quando dicevo Missy Waters in Pokémon Spada... Non... Mi correggeva dicendo Muddy Waters. Sì, Muddy Water. Lo so che è Muddy Water Fanghiglia. Ma Missy Water è il soprannome che gli viene dato scherzosamente perché missa. Vi torna. È qua Frillish? Oh là raga, è qua? Dove sto surfando ora? Ah, questo è l'uno ancora, zio Pera.
questo è davvero l'uno ancora. Incredibile, impressionante. Eh sì, e da qua si esce dal percorso 1. È questo allora. Vediamo se corrisponde a verità. Shiny. No, però bello. Perfetto. Ok. Come livello 5? Ma tanto abbiamo le caramelle. Cosa vuoi che ce ne freghi? Ma cosa vuoi che ce ne freghi? Entra nella Ultra Ball e non proferire parola. 1, 2, 3. Addio. Perfetto. Ok. Come lo chiamiamo? È il vostro momento? Esiste già Ciolex. Caporetto. Perché Caporetto? Va bene. Ho fatto il liceo classico comunque io. Ragazzi, è stato riscattato Caporetto. E quindi Caporetto sia. Ah, 4-9. Ok. Beh, ha molto senso. Complimenti per la citazione. Raffaella Carrà anche non era male. No, però è deceduta. Potrebbe suonare un pochino brutta. Tempo di palestrare. LOL comandava in greco. Fino alla seconda avevo 9 in greco, fino a che si faceva la grammatica. Poi ho smesso di tradurre per sempre, quindi oscillavo costantemente tra il 5,5 e il 6,5. Ma perché non ho più fatto un cazzo, fondamentalmente, dopo la seconda superiore. E poi ho avuto appunto un insegnante di grammatica che, per quanto le volessi bene, eccetera, era molto... cioè, se volevi studiare bene, studiavi bene, se no no. Poketonks ha reso Pisnelodiaxo un bollito. Poketonks giftidati a un sub to Pisnelodiaxo. They have given 11 gift subs in the channel. Cosa? Cosa? Non esiste davvero questo account. Dimmi di no, ti prego. Grazie, Tonks. Dimmi che non esiste l'account Pisnelo di Axo, ti prego, Tonks. No, non è vero. No, non è vero. No, non è vero. Non ha scritto davvero in chat Pisnelo di Axo. No, non è vero. No, non è vero. Ma è Tonks. Cioè, io voglio sperare che sia Tonks l'account Pisnelo di Axo. Io voglio sperare che sia Tonks Pisnelo di Axo. Sì, comunque ripresa. Rotto. Rotto Jellicent. Rotto Jellicent. Come non sono io? E che cazzo è Pisnelo di Axo? Si faccia avanti palle di Axo. No ragazzi, no ragazzi, no ragazzi. No, io non ce la posso fare. Perché gli ho lasciato Ombra Notturna? Perché gli ho lasciato Assorbimento, scusatemi. Perché gli ho lasciato Assorbimento? Ma che livello si evolve? Quando si evolve sto coso? Ma come 40? Ma zio Pera, ma non me lo potevate dire prima? Allora dopo la... che cazzo mi serve adesso? Risposta, non mi serve a un cazzo adesso. E allora palestra di tipo ghiaccio, palestra di tipo ghiaccio, palestra di tipo ghiaccio. Questo è neutro purtroppo. Tu. Sì, tu. Quello grassottello in fondo alla panchina.
a meno difesa crepa subito. Sì, no, ma ce li abbiamo i Pokémon, era per dire costruiamo un team sensato, no? Vabbè, dai, rimettiamo lui che... Non lo so. Ma no, dai, sì, se serve una pedina sacrificale, amici. Vai, avanti, tu lì che stavi seduto nascosto in fondo, entra in campo, è il tuo momento. Ma mister, io? Mister sicuro, io? Sì, tu là in fondo che eri nascosto, anche tu, dentro sacco di spazzatura. Avete capito perché? Ma Ferrothorn anche si evolve al 40, ragazzi. Se no, purtroppo, cioè, per fortuna non sono un totale coglione. Se no l'avrei portato. Cioè, posso discutibilmente essere un po' scemo, però non così totalmente. Vabbè, Lotito comunque ha letteralmente joinato la battaglia, quindi caro Lotito, cosa ne diresti di... riduttore. Va bene, Lotitone, va bene, Lotitone. Sto coso farà veramente cagare, immagino, no? Cioè, sarà una merda. Onda sana. Sì, che cura il bersaglio. No, grazie. Bella in VGC, ma... Questo non è il VGC, amico. Ci sono tutt'altre regole. E Paolo. Per ora li facciamo tutti al 37. La vecchia nel centro Pokémon ti dà breccia. Tom, sei un eroe. Grazie, Tom. Grazie mille, Tom. Questa è subito garganicamente insegnata. Grazie mille, Tom. Ci hai salvato un po' la palestra. Beh, ora Gargano prende una breccia clamorosa. A parte che potrebbe prendere anche Poison Jab, forse. Però vabbè. Allora. Breccia. Walter Gargazio. Ok. C'è fuoco bomba da comprare. Però missa fuoco bomba. Ferro si deviolite, maledizione Iron Ball. Non fare il bollito. Ma non è che me la fidi tanto comunque. Prende danno neutro dal ghiaccio, raga. Non pensate che le violite faccia i miracoli comunque. Vabbè, fuoco bomba. Ma costa 70.000, ma sto cazzo. Ma perché hanno alzato così tanto i prezzi? Costava tipo 5.800 una volta fuoco bomba. Allora, facciamo gli allenatori e poi gameplayniamo rapidamente la lotta. Ah, già, perché ha gli usi infiniti. Perché? Perché devo fare tutto per cercare di non arrivare alle cose? Ora si vedrà chi è il vero allenatore di Mogania. Siete pronti? Visto? Visto? Mi avete preso per uno sprovveduto. Quanto sei bollito. Comunque alla settima ghiaccio di Platino hai perso, la storia si ripete. No, tranquilli ragazzi, col rischio di fare il più grande 0.25 della storia, vedrete che questa lotta sarà di una ciabattitudine che non avete idea. Enormi ciabatte morbide, comode, calde. Sapete che ho temuto per le mie chiappone quando ho visto il geloraggio? Fermi, ma il cap è al 40? Cioè al 39, e allora sto coso non deve più salire di livello. Cattive notizie. Ok, dai. Esatto, infatti adesso lo tolgo perché sennò cappone levellatico pazzesco.
No, 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 no! Vi ricordo, a fine live regalo 3 sub, quindi restate fino alla fine della lotta in lapestra. Perché tutti sti Cryogonal, che oltre a fare cagare, sono pure piuttosto fortini, essendo una forma unica? Questo mette entrambi gli schermi. Godo, 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 godo! No, Chomp, andranno regalate casualmente le sub. Cabciù. Axel, hai mai giocato a Poké Park 2? No, sapete che non ci ho mai giocato? Non ho mai giocato a Poké Park. Nessuno dei due. Li ho visti su YouTube, più o meno in mente come funzionano, ma di giocare non ci ho mai giocato. Perché mi invita ad andare di qua la freccia? Porco Dio, ha mentito. Vabbè. Era ovvio che mi avrebbe mentito. Era ovvio che mi avrebbe mentito. Casualmente allunga 5 euro sotto banco. Beh, non avrebbe senso. Cioè, immagina pagare 5 euro sotto banco per avere una sub che costa 4 euro. Perché non hanno più fatto Pokémon Ranger? Non ne ho idea. Avrei un sacco di domande a questo proposito. Non solo su Ranger, ma perché non hanno più fatto Mystery Dungeon belli? Perché in generale non hanno più fatto giochi belli dopo una certa? Ci sono diverse domande a riguardo. Io comunque sono un idiota. Cioè, altro che allenatore di Mogania, sono proprio uno scemo. Ok. Logica encomiabile. Sì, ma questo anche sfiora il K adesso. Vabbè che finora ci abbatte... Davvero? Finora... Finora davvero ci abbatte inserite. Speriamo che rimangano on per tutto il tempo della live. Anche meno, fra. Me li devo curare, però, ovviamente, prima della lotta. O almeno usare un etere. Ok. Facile, sì, ragionevole. Facile, sì, ragionevole anche questo. Sensato! È vero, è vero, è vero. No, sì, invece, Jadix, lo devo prendere, quel Petilil. Quel Cottonie è useless. No, fermo, torna indietro, c'è un bug. Ok, ok, va bene. Spiegatemi cosa devo fare, adesso torno indietro. Non ho idea di cosa sia. Non ho idea di cosa sia questo bug. Sono tornato indietro. E adesso? C'è una roccia che non ha collisione e ti fa passare attraverso. Sì, e come faccio a sapere qual è? Ma a parte che non la sapevo sta roba, è la prima volta che la sento in vita mia. L'ultima a destra. No, pazzesco. Pazzesco. E quindi? Cioè, a cosa mi serve tutto questo? Ah, salti l'allenatore che hai già affrontato. Ok. Mi sembra... Cioè, suona sensato, no? Suona molto sensato alle mie orecchie. A parte che mi son perso. Ce l'ho fatta, avete visto? Pensateci bene prima di dare del bollito a qualcuno, perché magari quel bollito un giorno riuscirà a risolvere il puzzle.
Pensateci bene quando date del bollito a qualcuno. Allora, rapido check ai Pokémon, così vi dimostro che le nostre affermazioni non erano casuali. Questa volta non si perde alla settima palestra di tipo ghiaccio, e lo dirò con una certa arroganza e superbia, che di solito sono due peccati che si fanno pagare, ma non oggi. Intanto voi bettate. Beh, c'è una bella bet nella Francesco chat. Francesco sottolineatura Totti sottolineatura fan club è bollito da 2 mesi. Oh. Sono passato dall'essere sub da 6 mesi ad essere sub da 2 su 1. Grazie impresa Viola. Grazie Totti per questa sub dei 2 mesi, ma in realtà ne hai 6. Mamma di Axo, hai 30 anni e non hai lavoro, Axo, che fai il puzzle? Adesso parlo io. In realtà purtroppo un lavoro ce l'ho e non ho 30 anni, però sì, ora parlo io. Comunque, Vanillish, Cryogonal, Beartic, Scudo Acido, Sgomento, Cristal Colpo, Alito Gelido, Riflesso, Rapigiro, Raggio Aurora, Alito Gelido, Bullo, Acqua di Sale, Lacerazione, Scaglia Gelo. Va bene, lo accetto. Ma ragioniamo. Beartic con Acqua di Sale vuol dire che Ape, che contro gli altri due invece ha effettivamente vita facile, non se la passa bene e ci costringe a trovare un'alternativa. Allo stesso tempo, non dovremmo far settare il riflesso a Cryogonal, perché se sette al riflesso, poi Gargano passa dei problemi. Beartic contro Gargano è comunque rischiosa, perché gli arriva un'acqua di sale nei denti come prima cosa, che bene non gli fa. Ma se noi mandassimo Paolo Dybala, ah, è vero che Breccia annulla riflesso, però la spacca già turno 1 o ci vuole il turno 2, non mi ricordo mai, cioè spacca nel momento in cui entra la Breccia. Sì, comunque adesso potete legittimamente darmi del bollito. Mi ero dimenticato che abbiamo Breccia, scusatemi, l'abbiamo appena imparata e io sono comunque fattualmente bollito. Sì, la spacca, ok. Intanto lui impara palla ombra e godo. Perché è effettivamente giunta l'ora di togliere l'ombra notturna. Però Sciagura gliela teniamo perché può essere utile. Ma allora se facessimo Garganopoli? No, facciamo Ape su Vanil coso e poi Garganopoli. Ci state? Facciamo così. Non lo posso dire, Andre. Non, cioè, è meglio non parlare di queste cose. Uso la capture del DS. Settima sfida in palestra. E siamo ancora qua. 6 morti, eh? In caso ci siamo portati dietro... Come si chiama Odino? Non mi ricordo. Lo chiameremo il panchinaro. Lo so che Ape non shotta Cryogonal. Ma neanche Vanillish verrà shottato da Ape. Infatti tiriamo giù Vanillish con Ape anche in 2 turni. E poi... Orca però, che sfiga. E poi Garganopoli. Dai che però spreca un'iperpozione adesso, vero? Se spreca un'iperpozione, magari ci dice anche bene con un roll. Pronti con le emote di Garganopoli, comunque, eh? No, avevamo pescato un roll più o meno alto. Doppia iperpozione sprecata.
Goduria assicurata. Tirane un'altra? No, ok, perfetto. Al bacio, uno è andato. Adesso entra Beartic. Esatto. E quindi il nostro piano deve concretizzarsi in un modo o nell'altro. O, dopo te lo faccio, Dugong, o si manda Dybala a incassare e fare fuoco fatuo per poi mandare Gargano, così lo scottiamo e lui diventa stupido. O si manda Gargano secco. Secondo me turno 1 acqua di sale non ti sciotta e tu sei più veloce. Sì. Con ape dici. Però non so se voglio rischiarmela. Lo so che acqua di sale è speciale, però lui poi probabilmente andrà per la mossa ghiaccio. Che senso avrebbe farmi di nuovo acqua di sale? E in fondo perché no? Perché non dovrei usare bullo? È l'ultima possibilità che abbiamo. Se critta o è, dobbiamo toglierlo. Beh, qua possiamo colpirci da soli. Però potevamo anche non farlo, cosa ne dici? Che coglioni! Potevamo anche non colpirci da soli, non era necessario farlo per davvero. Gargà. Sì. Va bene la raggio Aurora, va bene la raggio Aurora, va bene la raggio Aurora. Pigliati questo. Po' pochino. E pigliatene un altro. Potevo sbadigliarlo, sì, ormai non avrebbe avuto più troppo senso. Va bene, è un po' tardi per fare riflesso. E adesso, amici, la lore, la storia, la strafottenza, la settima palestra di tipo ghiaccio, voglio che finisca così. Perché l'uomo è fatto per superare le proprie paure e i propri limiti. Esattamente come io sto affermando di avere effettivamente avuto paura delle palestre di tipo ghiaccio dopo la Nuzlocke di Pokémon Platino. E quindi finirà con una leccatina. Apeopoli! Apeopoli! Ah. Altra palestra lossless. Io vi continuo a dire, i Pokémon si perdono quando non sei preparato, cioè nel 99% dei casi tranne le lotte in palestra. E dai, cazzo! E dai, cazzo, leccopoli. Leccopoli, signori. E dai, di leccopoli.
Che bello che è stato. E ora scivolo della goduria. Guarda, mamma, sono sullo scivolo della goduria, lo scivolo del cum. Ah. Che bello, che gioia, che bello. Allora, due cose. Anzitutto, io vi ricordo che domani esce la parte 4 editata su YouTube della Nuzlocke, pazzesco, non mi ricordo chi muore, ma mi pare che qualcuno muore. Mi pare, non mi ricordo, vabbè, poi lo vedrò. Forse no, però domani esce sul canale alle 14 su YouTube, puntuali ragazzi, lasciate un like, un commento. Il commento può essere anche palle mosce, però lasciate un commento. Cioè, in realtà palle mosce meglio di no, però vedete voi. E l'altra cosa, adesso devo giftare 3 sub. Quindi restate questo minuto entro che salvo e gift 3 sub. Perché abbiamo perso il niente parolacce precedentemente. Va bene, salviamo il gioco e mi accingo a condividere con voi i dati della mia carta di...